ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi. In maniera sotterranea e cercando di fare poco rumore, la diplomazia sta cercando di trovare il modo di far quadrare il cerchio dell'avvio di un possibile negoziato sulla guerra in Ucraina. La strada è difficile, stretta e in salita. Sembra quasi una mission impossible. Eppure qualcosa sta lentamente cambiando sul terreno e nell'approccio delle cancellerie. E non è un caso che tutto questo stia accadendo a cavallo delle elezioni americane di midterm, che segnano di fatto anche l'inizio della nuova sfida fra Trump e Biden per la Casa Bianca. L'ex presidente annuncerà a metà novembre la sua intenzione di ricandidarsi, mentre l'attuale presidente sta seriamente pensando di riproporsi per un bis. La crisi economica e l'inflazione alle stelle, conseguenze dirette della guerra, sono tra gli argomenti principali del dibattito politico negli Stati Uniti e anche in Europa, con le ripercussioni nella vita quotidiana dei cittadini americani. Trump attacca Biden e Biden vuole trovare soluzioni ad un conflitto sempre più orribile sul terreno e sempre più inquietante per le minacce russe sull'uso delle armi tattiche nucleari. Anche se difficilmente un'eventuale vittoria repubblicana alle elezioni potrà cambiare in maniera netta la postura americana verso la guerra. L'ottimismo della volontà dovrà però scontrarsi inevitabilmente con il pessimismo della ragione, nonostante gli sforzi di fantasia portati avanti da alcuni protagonisti. In ambienti della NATO si riflette sul fatto che l'eventuale conquista di Kherson, il prossimo obiettivo militare ucraino, per quanto difficile, potrebbe creare una situazione nuova sul terreno, con il fiume Dnipro, che rappresenterebbe una linea naturale di confine fra le truppe russe e quelle ucraine, proprio mentre arrivano il freddo e il fango dell'inverno. Qualcuno, insomma, pensa di poter ricreare una situazione simile a quella del 38° parallelo fra le due Coree. I contatti delle ultime settimane con Mosca del consigliere per la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan si aggiungono a quelli fra Austin e Shoigu, i due ministri della difesa di Washington e Mosca. Ma questi generosi sforzi occidentali per la pace sembrano purtroppo un wishful thinking, seppure condivisibile. In questa fase né Zelensky né Putin sono in grado di accettare un qualche tipo di pace. A Kiev non vogliono cedere a Mosca i territori occupati, soprattutto nel momento in cui, sul terreno, l'esercito ucraino sta avendo la meglio e dopo aver subito tutti i soprusi e le violenze dei soldati russi. Putin non vuole e non può fare il primo passo e deve poter vendere una vittoria alla sua opinione pubblica. Le pressioni americane su Kiev affinché ammorbidisca le sue posizioni sull'avvio di un dialogo servono semplicemente a mantenere compatto il fronte occidentale dove, in alcuni paesi, iniziano a nascere alcune perplessità sul drammatico stallo del conflitto. Ma, d'altra parte, nessuno può chiedere all'Ucraina una pace che non sia convincente per i cittadini ucraini. Il rispetto per il loro martirio è, e dovrà continuare ad essere, uno dei punti centrali della strategia occidentale, insieme all'appoggio politico e militare al paese. Per questi motivi, in questa fase, appare difficile trovare una soluzione possibile. Ma l'arte della diplomazia è proprio quella di trovare il bandolo quando la matassa è molto aggrovigliata. Con pazienza e con tenacia, non bisogna arrendersi alla guerra. La ricerca della pace non va mai fermata, anche quando sembra impossibile, proprio come adesso in Ucraina.